Mataleão. Un'altra sottomissione importantissima è il Mataleão. Mataleão funziona, soprattutto è il senso proprio del jiu-jitsu, cioè una persona molto più debole può strozzare una persona molto più forte e farla svenire, perché comunque due braccia, tutto il tronco contro un collo saranno sempre più forti. Il problema è arrivare al collo, perché se ci mettiamo direttamente chiunque lo può fare chiunque. Se invece due che fanno jiu-jitsu, naturalmente la prima cosa istintivamente che verrà è difendere il collo. Concetti base. Primo, prendere la schiena. Quindi sono arrivato in questa posizione qua. Ho messo i ganci e sono in cinture di sicurezza. Sul kimono posso anche avere il doppio controllo qui, ma con o senza kimono va benissimo questo controllo. Questo controllo potrebbe essere mano sotto l'ascella che prende il polso, l'altro polso, e questa mano che prende il suo polso. Questo controllo qui, oppure il contrario. Questa mano che prende questo braccio e questo qui che prende il mio polso. Hanno i pro e i contro tutte e due. Questa qui va meglio perché il braccio che strozza è già libero di andare sul collo. Se invece ho quest'altro controllo, forse è più forte, però questo qui ha questa mano che blocca, quindi devo comunque mollare ed entrare. Quando mollo perderò anche questa, quindi quando faccio questo, questa qui non ce l'ho e lei potrà andare a togliere un piede e uscire. Quindi se siamo in questa, conviene andare tutte e due sul braccio e cambiare in questa. Orecchio è sempre nascosto qui. Devo avere questo spazio, quindi non devo stare contro, perché permette all'avversario di fare ponte e buttarmi indietro. Quindi devo stare staccato, almeno se spinge indietro non mi muove. Ho questo controllo. Controllo, cambio e vado in questo. Facciamo una semplice. Lei anche al mento un po' chiuso, questa scava, molla, scava e si nasconde. Questa mano si nasconde dietro al trapezio, quindi devo arrivare in questa posizione qua. Il mio gomito deve essere perfettamente allineato col suo mento, quindi non cose così che permette a lei di aggrapparsi con le mani, anche con questa, quindi e diventerebbe poi un problema, ma appena scavo, scavo, scavo e nascondo la mano qua dietro. Questa qui adesso qua è inutile, sfila, se lo facciamo semplice, basico, prende qui. In lotta naturalmente non posso fare questo troppo ampio perché mi potrebbe bloccare questa mano e diventerebbe un problema. Quindi quando sfilo passa qua dietro, non la deve neanche vedere, sale e chiude. Questa mano può fare, diciamo, tre possibilità ci sono per questa mano. Uno, quella classica, bicipite e nuca. Un'altra, bicipite, pugno chiuso che fa spessore dietro alla nuca. La terza, che secondo me è quella migliore, bicipite, questa mano va a prendere il deltoide, quindi va a prendere l'altra spalla e chiudo. Quindi sono così, controllo, controllo, entro, scavo, sfilo, nascondo e chiudo. Se devo scegliere una direzione in cui buttarmi, devo buttarmi a sinistra dalla parte del braccio
che va ad attaccare, quindi sarò così, entro qua, mi butterò a destra. Quello che dovrà far lei è buttarsi invece dalla direzione del braccio che strozza, quindi io strozzo con questo, blocca il braccio di qua. Quindi cosa succede una volta che ho chiuso il mio mataleao? Avrò il bicipite che blocca il sangue da questo lato qua, l'avambraccio che blocca il sangue da questo lato qua, e una volta che il sangue è bloccato, sia circolazione arteriosa che venosa, quando finisce nel cervello si sviene. Non succede niente di che se si lascia immediatamente. Appena uno sviene, si lascia, dopo 3 secondi si risveglierà rantolando e non si ricorderà niente. Voglio dire ancora una cosa? Non mi ricordo più. Basta. Pensavo volessi farmi svegliare.